Salve a tutti ragazzi e bentornati a Make Show Show. E oggi finalmente vi porto un video che volevo fare da un bel po' di tempo. Andremo a fare la reazione a delle YouTube pop... Poop. I video che guarderemo li ha fatti un canale che da quando l'ho scoperto, ragazzi, mi sono visto tutti i video, ho riso come un deficiente. Allora, il canale è questo qui, è di Frederick Frankenstein. Ma quale video andremo a vedere? Allora, io ne ho già visto uno e fa troppo ridere, che è questo qui. Mashosh racconta della sua esperienza anale. Dopo ce lo vediamo. Però, ragazzi, io oggi ho aspettato, infatti ho aspettato ben 2 settimane per fare questo video. Pensate quanto tempo che lo volevo fare. Perché è uscito questo qui, Mashosh del Corriere Top Ricconi e Ricchioni. Quindi ragazzi, ci vediamo prima questo qui e poi quello dopo. Questo qua, ragazzi, fa spaccare. Ma in realtà io, e per questo sono felice di fare questo video, perché almeno vi faccio conoscere anche dei canali che mi piacciono. Allora ragazzi, voi passate su questo canale perché fanno spaccare dalle risate. C'è sta questo gappa lì. Mi raccomando, lasciate un mi piace. Vorrei superare i 25.000 mi piace e passate su questo canale, perché fa ridere. Top ricconi e ricchioni. Immagino che sia qua. Infatti il video è di quando parlo della top youtuber ricchi, ok. Ho appena scoperto di essere tra i 10 youtuber più ricchioni d'Italia. No, bastardo. Ho scoperto di essere tra i 10 youtuber più ricchioni d'Italia. Cioè, sto a ridere me stesso e ok. Non ci credi, ma mica lo dico io, Lo dice il Corriere della Sega, perché è uscito questo articolo. L'articolo è: adolescenti, giocherelloni e ricchioni. Chi sono i paperoni? Ricchioni. Addio, ha scritto ricchioni pure sul foglio, guarda. Giocherelloni e ricchioni. Chi sono i paperoni ricchioni italiani di YouTube? 10° posto, Mike Sciosha. Io che notizia. È vero. Perché gli occhi mi fanno così? Raga, scusate, non voglio che poi sto video sono solo io che rido. Cioè, Mike Sciosha. Io che notizia. È frocio. È vero. Non è vero, ragazzi. Mica me lo sono inventato. No. Io sono il 10° youtuber più ricchio in Italia. Ricchio. È vero. E ho guadagnato quanto? 563.000 euro. Io che notizia. E ovviamente 3.000 cazzi. No, mi piace la sorca. Mi piace la pregna. Mi piace la... E ovviamente 3.000 cazzi. No, mi piace la sorca. Mi piace la pregna. Mi piace la passera. Ovviamente scherzo, ragazzi. Torniamo un attimo seri. Mi piace la sborra. Fa culo. Ovviamente no, non è vero, ragazzi. Ma Sciosha è diverso. Mi piace la piscia. Vuole farsi pisciare addosso. La mia piscia. Ma che cazzo. Ma che sei. Ma com'è possibile? Ma l'ho detto davvero io, la mia piscia. La mia piscia. Ma è orribile. Ma andiamo a vedere chi altro c'è in questa lista. Ciccio Gamer ha guadagnato 1 milione di euro. Ciccio Gamer. No, allora, aspetta. Pronto Ciccio, ma è vera sta storia? 1 milione di euro? Mike, che palle. Cosa cazzo ti lamenti a fare? Tu fai meno visite e adesso stai a far pure la merda? Mi sto incazzando. Io ti potrei dare uno strike. Ma tutte le volte lì, quando andiamo a fare i video di calcetto, pagavamo a metà. A te ti tolgo qualcosa? Attenzione, io ti posso denunciare e ti posso fare un culo grande come una capanna. Ciccio Gamer. È abbastanza delicato, perché ci vuole niente per accendere delle mince. Però ragazzi, sta lista è un po' strana perché manca qualcuno. Cioè, dove sta Dexter? Forse deve essere successo qualcosa, ragazzi. Che è successo? Pronto? Oh Dexter, ma che è sta storia? Non ti hanno messo nella classifica dei 10 youtuber più ricchi in Italia? I giocherelloni paperoni? È una cosa schifosa. Non fa il povero, figa. Pezzo di merda. Stai su YouTube da 8 anni, non hai ancora fatto i soldi. Ce l'ho fatti io con 3 anni. Ancora una volta! Io quando vado dal panettiere gli dico: scusa, mi dai quel filone di cazzo? Ce l'ho ficco dentro il sacchetto. Io ho un portale anale piuttosto tosto. Un ricchione. Ma da qua a dire che sono ricchio ci passa un bel po'. Non è un ricchione,
È raffinato. Cosa? Scusa? Raffinato. Vai, vai, vai. Ma che cacchio è? Ma che è sta cosa? Io ragazzi mi meno il cazzo su queste cose. Sicuro c'è, c'è, c'è. Ma che cacchio è? Cosa devi dirmi? No, no, Mike, cosa dovete dirmi? No, io non dico niente. Perché questo qui è un genio. Ma com'è possibile? Quando è che Brad ha fatto ste cose? Che cosa ho visto? Mi devo asciugare un attimo le lacrime, ragazzi, perché sono stato 5 minuti a ridere come un coglione. Mi piace la zucchina. Zucchina. Ve giuro, non sapevo che sta canzone della zucchina la cantasse quel tizio. Cioè, io l'ho scoperta grazie a Murri. Ah, porco due! Ah! Ovviamente è inutile che stiamo qua a dire che scherzare su un determinato fatto come la omosessualità, gnegnegne. No, è bello appunto perché uno ci scherza e si ride in tranquillità, cioè nessuno discrimina nessuno. Cioè, il video che ci viene suggerito è appunto Mike Shosh racconta della sua esperienza anale. Allora, questo ragazzi, sto video me lo so visto tipo 15 volte e ho riso come un coglione tutte le volte. Quindi ragazzi, iniziamo a raccontare la mia esperienza, che non è, né mai stata. Salve a tutti! Bentornati a Mike Show! Siamo tornati con una nuova puntata di Mike Supposta, la rubrica in cui voi fate le domande e io do le supposte. In realtà questo doveva essere un semplice vlog dove vi andavo a parlare di una cosa molto importante, però poi mi sono detto: ma perché? Poi ragazzi, quando faccio questi video escono sempre fuori le peggio trashate. Quindi ragazzi, mi raccomando, infatti, superiamo i... ma che faccio c'ho, guarda ragazzi, guardate, senta, guardate che archi perfetti tra, cioè, che cacchio, com'è? Quando c'avevo ancora i capelli, ragazzi. 25 mi piace per un prossimo Mike Supposta, così mi fate capire se vi piacciono questi tipi di video Supposta, un po' più in cui chiacchiero, vi racconto un po' di cavolate mie. Ma come al solito iniziamo raccontando un po' di cavolate mie. La prossima grande serie sarà wow. Se vi ricordate, nell'ultimo vlog vi avevo detto che stava per succedere qualcosa neanch'io di veramente grande a metà. Sono pronto a rivelarvela. Vai. Creato hype inutilmente. Esatto. Finalmente mi trasferisco. Vado a vivere da solo. Ah, pensa che video è. Non ho mai avuto il tempo per fermarmi e dire: oh, cazzo devi fare nella vita? Dovrò cucinare. Sarà un bel passo, ma cambierò vita anche e soprattutto per fibra. Qual è stato il tuo primissimo pensiero che hai avuto nella Madonna, prima quando facciamo frazione ancora i fatti di secondo dopo aver visto 1 milione sul monitor del PC? Che cazzo faccio? Lo youtuber lo fai come lavoro o ambisci a qualcos'altro per il tuo futuro? Rubo soldi a Dio. Vorrei sapere perché hai aperto il canale. Non lo so. Ma ragazzi, arriva la parte più bella. Per il resto, ragazzi, ho preso il cazzo tosto, veramente grande, non davanti ma dietro. Quando l'ho visto sono un po' così. Non mi vergogno in nessun modo a dirlo. È stato così brutto e duro, a metà faticoso, tutti cazzi, metà buono, sì. Ragazzi, lavoro duro. Le battute di Mike Shosha. Per una volta nella vita penso mi potrete capire. Sono soprattutto molto felice. È come quando uno fa la cacca. Oddio, stavo uscendo. Tenetemi, vi prego. Ma queste cose non si vedono. Ciao ragazzi, benvenuti nella terza puntata del I Mai. Hai mai fatto sesso ed era presente qualcun altro nella figa? Sì. Telefoni proprio sopramobili e non sopramobili di legno, così sopramobili proprio quelli belli pesanti. E anche una volta un bicchiere. Hai mai provato attrazione fantastica? Oddio! Hai mai fatto sesso nelle ultime file del cinema? E a scuola? No. Credo di no, a parte le seghe a scuola. Yeah!
Oh raga, mi sto sentendo male. Mi prego, mi sto sentendo male, cioè. Thank you everyone. Ci sto pure io. Mia madre e mio padre veniamo alle domande più interessanti. Oh sì. Cioè, panda cucciolosa, mi hai mangiato un barattolo di Nutella in pochissimo tempo? Scusate raga, perché cioè sto video non ho detto niente, ho solo riso con me deficiente, però cioè sto piangendo. Questa era la reazione a, insomma, alle mie YouTube poop, come si chiamano, non lo so. Passate sul canale di Frederick Frankenstein, perché fa troppo ridere, ragazzi, cioè aveva fatto anche Jumpy un video di questo tipo, quindi passate a vedere anche il suo, perché vi ammazzate le risate. Appuntamento ai prossimi video. Ciao a tutti da Make Shosha. Alla prossima, ciao ragazzi. Ciao. Mike Shosha.